lavoratella di Roma, certo, no? Certo. Ti racconto i fatti di Roma, certo, come solo io so fa, perché il giovane fa, ma l'anziano sa. E lei che fa, giovinotto? Niente, sono qui davanti al microfono a condurre, per quanto... E conduce? Che sì, conduce? Un taxi? Sì, bravo, no, perché no, io vorrei andare a casa mia, so freddo, sento freddo, è arrivato l'inverno e l'epifania che tutte le feste si porta via, pure quella del cinema che sta a finire, ma tanto non se ne è accorto nessuno, ma manco che è iniziata, perché so tempi di nevrosi e pizzicosi, la gente è tutta ma okay, tanta lega. Ve la ricordate, Topazio? La telenovela? Quella con... Grazia Corbenare. Così piccola e fragile. Sono Marietta Carletta, eccola, presidente della Movite SRL. Salve. La Movite SRL. Ma perché salunga? Non vende sogni, ma solide ansietà. Beh, se tu fai delle cose che non sono femministe, tipo per esempio io... io ho un uomo che mi piaceva molto, molto. Io gli ho pulito casa. Io non lo so perché l'ho fatto, ti giuro, dopo una distanza di anni. È un comico questo, non vi dico mai chi è. Immaginate la casa del comico, che cazzo può essere? No, cosa, proprio io gli ho scrostato, cioè io casa mia non la pulisco, a lui gli ho scrostato il lavello, capito? Il tuo matrimonio vacilla perché non sopporti più tuo marito? Ah. Vieni a vivere con tutti i candidati sindaci di Roma in un bilocale con doppi servizi, di cui uno guasto. Troverai un ventenne sprovveduto, un critico d'arte logorroico e maleducato, un affabulatore con cui non la spunti e un piacione che non si arrende alla terza età. Ma che cos'è? Quella pentola dei fagioli di tuo marito, al confronto, ti sembrerà il principe azzurro. Che bella proposta, alla prossima, grazie. Mestruazione libere! Chiaro atteggiamento badogliano. Addirittura. Avete in mente degli slogan da cambiare? Con fiducia, eh? È arrivato il ponte dell'acqua. Grazie.